Sono le 3:40 di notte del 21 novembre. Io non riesco a dormire, che sono stra agitato, perché è una cosa che sto aspettando da troppo tempo, è nuova, quindi sono stra mica agitato. Tra un po' sarà tutto diverso, cioè è assurda questa cosa. Volevo farvi vedere ciò che stava succedendo, perché zero, cioè devo provare a dormire, vediamo un po' e ci vediamo direttamente tra qualche ora. Spero di aver dormicchiato un pochino. Hola, Yas Family, qua è Babios! Hola, Yas Ciao! Family! Raga, forse ce la stiamo facendo. Non ci Chi lo credo. salta senza cane? Chi lo Per favore, non tiriamola, perché per ora ancora non sappiamo niente. Stiamo registrando il video, ma magari non esce, perché è da giugno che andiamo avanti con questo fatto. Sono successe troppe cose, non ce la faccio più, ragazzi. Forse ce l'abbiamo fatta. Forse Dove sì. siamo? Fa un freddo, boia. Siamo a Vicenza. Stiamo morendo di freddo, perché in Freddissimo. Puglia fa molto più caldo. Qua stiamo morendo di freddo. Non lo so ancora, secondo me, se realmente lo avremo il cane Perché o no. dobbiamo dire che è successo già l'altra volta, che eravamo uguali, felici e poi niente, è successo un problemino e non l'abbiamo più preso. Forse ce l'abbiamo fatta. Ma stavolta, yeah! Non gufarla, non gufarla, perché Non poi gufare, ora è l'una, dobbiamo pappare. Alle 4:30 dovrebbero chiamarci per andare a prendere questo Sì, cagnolino. Vi nostro. racconteremo tra un po' che cosa è successo, perché ha avuto tutto questo grande ritardo e non abbiamo più Al preso il cane. ritorno, mentre ce l'abbiamo tra le nostre braccia, raccontiamo tutto. Speriamo, per ora non voglio gufare nulla. Raga, forse ce la facciamo, perché ci ha chiamato e ha detto: venite, potete ritirare il cane. Ansia. Poi ci ha chiamato mentre stavo pranzando e io me la sto per fare addosso praticamente. Cioè, c'ho un'ansia incredibile, non potete capire proprio. No, non cantare vittoria. Sono lì? No, aspetta. Oh mio Dio, non ci voglio credere. No, vabbè, io sto scioccando. Porca miseria. E lui, io l'ho già Mamma che piange. No, mi sa che prenderemo lui, cioè, Lui, amore, sei tu. è bellissimo, io non lo so, io mi sento male. È lui, Giuseppe, è lui, è lui. No, non ci credo, sono Giuseppe. No, non ce la faccio. No, vabbè, Senti, sono io non pensavo fossero così bellissimo, belli. amore. Ma i video non rendono. Tu che sei che fai i video, No, vabbè, questi ma video non rendono mai. È lui, Giuseppe, è lui. come fai a scegliere? Io non lo so, non è È stato lui a impossibile. trascinarsi per primo? È la stessa emozione quando sei nato Se tu. vuoi prenderlo in Sì. braccio, credo che sarà lui. È bellissimo, comunque, sono stupendi. Cioè, ancora io ce l'ho in braccio, io ancora non ci credo. Cioè, non hai idea di quanto tempo che sto aspettando un cagnolino. Poi un golden proprio è. Ce l'abbiamo solo noi, Ragazzi, ragazzi. io ancora non ci credo, Bellissimo. sto tremando tipo. Ve lo faccio vedere. Il nostro Zeus. Zeus. È bellissimo, è una meraviglia, è il più bello del mondo, sicuramente. Sono in, cioè. Il nostro pepios di quartiere con gli occhi a cuoricino. Allora, Sì, dobbiamo ragazzi, dire, io mi sono Giuseppe, innamorato praticamente. come Sì. l'abbiamo scelto di... È venuto lui da noi. È vero, è venuto lui da noi. Io mi sono fatto un pianto, inutile dirlo, ve lo giuro, è venuto lui da noi. Riesco a scrollarmelo di dosso. Mi segue dappertutto. Cioè, non riesco. Vai. No, le scarpe! No! Zeus, per favore! Non iniziamo così! Zeus! Vieni qua. Vieni. Ah. Non ci ho letto in macchina. Perché ora fai così? Io e te dobbiamo andare d'accordo. Guarda, guarda. Con i lacci ce l'ha.
Allora, abbiamo solo un problema. Il problema con lui questa sera è che ha fatto la pipì in macchina, ma poi non l'ha fatta più. Quindi sicuramente la farà tra pochissimo qui. E mi sta slacciando le scarpe, perché lui è... Perché mi slacciano le scarpe? La dobbiamo fare questa pipì? Facciamo rapire mamma Rosa subito? Eh? La facciamo? Se n'è andato. Abbiamo preso questa peste oggi alle... Che ora era? Le 16. Le 16. Siamo arrivati a casa alle 3:30 di notte perché l'autostrada era chiusa, ci vogliono 8 ore per arrivare a Bari, il cane mi sta leccando i piedi e domani verrà anche Graziano a casa e lui mi sta distruggendo le scarpe. Papà Yoss già all'attacco. E comunque è troppo coccoloso. Sto parlando di papà Yoss, non del cane. Che bello, comunque, a parte gli scherzi, a me piace tantissimo, veramente. Lo sto aspettando da troppo tempo, mi sono innamorato io. C'è soltanto un problema, non vuole pappare, cioè non vuole mangiare. Cioè qui gli abbiamo messo qualche croccantino, di quelli che lui è abituato già a mangiare, ma proprio non ne vuole sapere, guarda. Guarda, guarda che faccia brutta che fa, lo fa no con la testa. Non li vuole. No, non li vuole proprio. Ah, gli fanno schifo. Dove devi andare? Fammi capire, dove stai andando? Buongiorno raga, allora è stata una nottata abbastanza tranquilla, ora è sparito. Comunque questo cane è un genio, cioè ha già capito che qui deve andare a bere l'acqua. È geniale questo cane, ed è da meno di 24 ore con me. Comunque raga, guardate che culone, è gigantesco. Ah, è bevuto, stai bene? E ora se si vede davanti allo specchio abbaierà, forse... Fino a ieri abbaiava, forse l'ha capito. Allora, è molto calmo come cane. L'unica cosa è che comunque va in giro a mordere tutto. Tutto, ragazzi, non ha preferenze. Qualsiasi cosa, soprattutto, anzi, le coperte le distrugge. Però per il resto è un bravo cane. Deve soltanto prendere un po' di confidenza, perché per ora ancora, diciamo che sta con me, ma non è proprio, non sono il suo migliore amico. Va, guarda, morde tutto, l'ho detto. Tutto, deve mordere tutto, è così. Questo qui per ora è il suo giochino preferito. Solitamente, se glielo lancio, va a prenderlo. Eccolo qua. Oh, guarda se lo sbagli. Vai. Beh, piccolo pancione, sì, un puzzone pancione. Ragazzi, è arrivata Graziana, non ha suonato, mi ha scritto un messaggio, ora le apriamo. Uè, che cosa hai portato? E intanto mi sei scappato, non l'hai ancora vista, entra, vieni, chiudi la porta. Che hai portato? Un regalino. No, dove andare? E guardalo, preziano, guardalo. Bello, guarda, è andato subito da Graziana. Ciao! Che bravo, hai visto che bravo? Amore! Ehi, ciao amore! Te gusta? Sì, mio! Ehi, bello! Ciao! Che fai? Ringhia perché il suo giocatore e mo se ne va a portarlo nel suo rifugio. Praticamente quella specie di gabbietta si chiama kennel, che può sembrare una cosa brutta, ora la faccio vedere perché è una gabbietta, ma in realtà è una cosa che mi ha consigliato l'allevatrice. Noi ovviamente non lo chiudiamo lì dentro, serve a lui come tana, infatti è fuori dalla tana. Comunque stanotte è andato volontariamente lì dentro. No. E questo tra un po' diventerà una bestia. Non devi mordere tutto ciò che trovi, piccolo cane. Apriamo il regalino. Sì, il regalino. Zeus, andiamo ad aprire il regalino. So che tu non sai neanche che ti chiami Zeus, ma prima o poi lo scoprirai. Vieni. Come ti vieni. Segue? Vieni. Ciao, piccolo. Ciao, non mi devi mordere però. Sì, ci sei quasi, secondo me così, però non te lo devi mangiare il regalo perché ti fa male. Più tardi vi devo anche spiegare perché questo povero cane doveva arrivarmi a giugno, la sorpresa di giugno. Vedi la data? No. E l'ho avuto ora che è fine novembre, cioè un bordello. 706! Da quando tempo ce l'hai? Da giugno! No, vabbè, è tutta cosa di quel deficiente. Che belle! Ma sono bellissime! No, ma sono stupende! Sì, c'è, diciamo, il... Sì, ho visto! Guarda che carine! Sì! Cibo! E water! Allora gli diamo questa, no? Ma bello, così non si muovono.
Perché poi la direzione macchina l'ha fatto volare. Spettacolo! Sono stupende! Guardate che, che belline! Grazie! È contento pure lui, anche se non troppo a dire. Vabbè, lo so. Comunque sono sicuro che stiamo scemunendo con il cane. Stiamo scemunendo con il cane, lo so, però non ci si può fare nulla. Che dici? Possiamo fare un video? Possiamo registrare? No. Ha deciso lui così. Quello perché prima avevo le crocchette. Vai, vedete papà Yos, vai. Che sta facendo? Sta mangiando il termosifone? Abbiamo fatto un viaggio di 10 ore? 13, perché abbiamo trovato l'autostrada chiusa al ritorno. 13. E quindi quel poverino del cane ha sofferto ovviamente la macchina, anche se era digiuno. Però papà intanto dice no al cane. Il cane è stato male, nel senso che ha vomitato una volta, però è un santo. Vuoi salutare? Saluta, andò, saluta qua. Sì. Ah, sì. Ma quanto è bello. Perché questo benedetto cane da giugno l'abbiamo avuto ora a novembre? Nel lontano febbraio di quest'anno siamo andati presso un altro allevamento. Yes. Siamo andati due volte, a novembre e a febbraio. A febbraio abbiamo deciso. A Firenze, abbiamo fatto un viaggio fino a Firenze. Infatti qualcuno su Instagram ha visto che andavamo a Firenze per dare un'occhiata. E abbiamo preso questo cucciolo. A fine maggio ci hanno chiamato dicendo che c'erano dei problemi con la consegna del cucciolo. E noi abbiamo detto, va bene, non è un problema, aspettiamo tanto, non fa niente. La prossima cucciolata che era ad agosto. Sì, ad agosto di nuovo ci hanno detto no, c'è un problema con la cucciolata e voi non prenderete più questa cucciolata, prenderete un'altra cucciolata, così, perché facevano, diciamo, passare avanti chi voleva loro. Era un allevamento che sembrava top, però alla fine era gestito tutto un po' a caso. Tutto era top. Allora, fortunatamente, cercando un po', ho trovato quest'altro allevamento, perché io praticamente da quando ero piccolo volevo un golden, io ho sempre voluto un golden, e finalmente si è coronato il sogno di avere un golden, e questo allevamento è stato incredibile, infatti subito, senza nessun problema, anzi. Salutiamola, Sandy. Ciao Sandy. Grazie. E finalmente è qui. Il nostro Zeus. Hashtag Yos Dog. Ecco nonna. Ciao. Ciao. Mo verrà. Ecco qua. E anche nonna, attenta che ogni tanto mordicchia. Piccolo. Oggi abbiamo tutta la famiglia al completo, raga. Ah, sì. Bello. Un bacino. Ok, è mercoledì. Questo video doveva uscire oggi, che è mercoledì, cioè ieri per voi, ma uscirà oggi giovedì. Come sapete i video escono sempre il mercoledì e il sabato, però per questa settimana abbiamo fatto un'eccezione perché la peste mi sta veramente togliendo tanto tempo. Non riesco neanche ad editare i video perché viene lui e si mette a mordere i cavi del PC, me, la sedia, il tavolo, il termosifone, tutto. Ora è lì bello buono e non voglio svegliarlo. In questi 3 giorni abbiamo ovviamente fatto più amicizia. Il problema è che comunque, essendo piccolino, credo che già abbia un po' di dolori ai denti. Molto probabilmente è per quello che va in giro a mordere un po' tutto. Quindi, bene o male, mi devo abituare. È una bella esperienza, ragazzi. È veramente, veramente bello. Sono impazziti tutti, almeno i miei amici, i miei parenti, tutti quanti per lui. Nulla, ragazzi. Noi ci vediamo sabato ora con un prossimo video. Vedrete praticamente sempre lui, soprattutto sul mio Instagram da ora. Quindi vi consiglio di passare se volete vedere spesso il mio Zeus, che per fortuna non sa ancora di chiamarsi così, altrimenti sarebbe stato un problema. Noi ci vediamo sabato con un nuovo video. Fatemi sapere nei commenti se voi avete un cagnolino e anche magari qualche consiglio, così potrebbe essermi utile. Lasciate like.